Allora, come vi dicevo, vi chiedo un feedback in chat se mi sentite bene, grazie mille, arrivano i feedback. Allora, io vi do il benvenuto a questo incontro, il procedimento in conferenza di servizi Regione Sardegna. E io sono Onorina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo webinar. Perfetto, grazie per i feedback. Allora, io prima di lasciare la parola al relatore di oggi farò questa brevissima introduzione, accompagnandomi appunto con le slide che vedete proiettate. Allora, questo evento online si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, in particolare si inserisce appunto nella formazione sul procedimento unico gestito dal SUAPE della Regione Sardegna. Questo percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance Capacità e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Questi sono appunto i quattro webinar, i quattro eventi online dedicati appunto all'argomento e procedimento in conferenza di servizi. Quindi il primo incontro c'è stato appunto il 4 novembre sulle generalità sul SUAP e sul procedimento unico, il 2 dicembre il procedimento in autocertificazione e appunto oggi è l'ultimo incontro sul procedimento in conferenza di servizi. Il progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione è insieme al progetto Delivery Unit, un progetto attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato mandato appunto a Form SPA di realizzare il progetto in questione. Dunque, questi sono, vediamo nella slide proiettata, i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne cureranno la progettazione, la programmazione, la realizzazione e che ad oggi sono, li leggiamo insieme, il procedimento unico all'interno del SUAPE, sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Questi sono i centri di competenza coinvolti, o meglio le regioni, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. I centri di competenza, vediamo nel dettaglio i temi relativi ai centri di competenza per la semplificazione. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, nei quali operano esperti delle amministrazioni ed esperti del progetto. Scusate, la slide è andata avanti. Dunque, dicevo, i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Dunque, vediamo quali sono i principali risultati raggiunti appunto nell'ambito dei centri di competenza attivati. Analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, soggetti coinvolti nei processi autorizzatori dell'attività di impresa, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni. Programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. Dunque, i centri di competenza si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il centro di competenza regionale per la semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Siciliana,
nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, cioè zone economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES. Questi sono appunto le tematiche che sono state trattate nel corso dei vari webinar e seminari. E andando avanti, vediamo la pagina di Eventi PA dedicata appunto a tutte le attività che sono state svolte relativamente al progetto appunto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E veniamo ora al dettaglio dell'evento online di oggi, del programma di oggi. Allora, dopo questa mia introduzione ci sarà l'intervento del dottor Massimo Pugioni e poi risponderemo dalle 11 alle 11:30 alle domande che naturalmente potete porre come di consueto in chat. E alle 11:30 è prevista appunto la conclusione dell'evento. Andiamo nel dettaglio a vedere quali sono i temi del webinar di oggi, l'ambito di applicazione del procedimento in conferenza di servizi, i termini del procedimento, la conferenza di servizi asincrona e sincrona, la concentrazione dei regimi amministrativi, il rilascio del provvedimento unico, il silenzio assenso, gli effetti del ritardo e l'esercizio del potere di autotutela. Come vi dicevo, potete scrivere in chat le vostre domande ed eventualmente segnalarci anche problemi più di carattere tecnico, quindi di audio o di video. Sto per avviarmi alla conclusione. Naturalmente, come di consueto, questo evento sarà registrato e la registrazione insieme alle slide saranno messe a vostra disposizione sempre sul sito di Eventi PA nella pagina dedicata a questo evento online in particolare. Dunque, a questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro, buon webinar, lascio la parola al dottor Massimo Pugioni e provvedo a naturalmente proiettare le sue slide. Intanto chiudo la mia webcam e il mio microfono. Prego, dottor. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi siamo al terzo appuntamento, come diceva la collega, dei tre cicli di alfabetizzazione sul procedimento unico su APE nella Regione Sardegna. L'argomento di oggi è legato soprattutto al procedimento in conferenza di servizi, che adesso vedremo, sarà un po' una maratona perché è sicuramente un webinar abbastanza corposo. Ricordo ancora una volta che chiaramente in questo ciclo di webinar illustriamo i contenuti che sono propri della normativa regionale sul SUAP nell'ambito della Regione Sardegna, che ha alcune particolarità rispetto alla normativa statale, per cui se ci fosse qualcuno che ci segue da fuori regione, tenga ben presente che stiamo parlando sì della conferenza di servizi che per carità è la stessa disciplinata dalla normativa statale, ma potrebbe non ritrovarsi su alcuni termini o alcune precisazioni o alcune modalità di gestione per cui la normativa regionale sarda sì è discosta da quella che è la normativa statale. Vedete, qui vi ho riportato la slide che richiama tutte le tipologie di procedimento nell'ambito SUAPE. La volta scorsa, quindi il 2 dicembre, abbiamo approfondito il procedimento in autocertificazione a 0 a 30 giorni. Oggi parleremo del procedimento in conferenza di servizi e in chiusura vi dirò due parole anche su alcune tipologie particolari di iter, che sono quelle di sanatoria edilizia, proroga dei titoli abilitativi e richiesta di parere preliminare. Il procedimento in conferenza di servizi, ci dice la norma, la legge regionale 24 del 2016, si applica ogni qualvolta abbiamo valutazioni discrezionali o provvedimenti espressi imposti dalla normativa europea.
A differenza del quadro normativo statale, quindi generale, che prevede la conferenza di servizi solo in caso, nel caso in cui ci sia una molteplicità di atti abilitativi di competenza di diverse amministrazioni da acquisire nell'ambito del procedimento unico, la normativa regionale della Sardegna, ogni qualvolta abbiamo valutazioni discrezionali o provvedimenti previsti da norme europee, anche se fosse solo uno, impone la necessità della conferenza di servizi. Quindi la conferenza di servizi in Sardegna si fa sempre, ogni qualvolta c'è un titolo abilitativo espresso da acquisire. Non esiste il procedimento autorizzatorio che non, diciamo, che non segue la conferenza di servizi. Questa è una prima distinzione rispetto alla normativa statale. Rispetto al procedimento amministrativo in autocertificazione che abbiamo visto la volta scorsa, nel procedimento in conferenza di servizi non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva. Abbiamo visto la volta scorsa che all'esito della verifica formale nel procedimento in autocertificazione il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che attesta la regolarità formale della pratica. Mentre nel caso del procedimento in conferenza di servizi, al posto della ricevuta definitiva, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento. Di fatto, questo è un passaggio che il sistema informatico SUAPE guida a effettuare in maniera del tutto automatica, nel senso che nel procedimento in autocertificazione, una volta che è compiuta la verifica formale, il flusso di avanzamento della pratica ci rimanda al rilascio della ricevuta. Nel caso della conferenza di servizi ci rimanda all'invio della comunicazione di avvio del procedimento che troviamo sempre come prestampato, predisposto ad utilizzo, diciamo, di tutti i SUAPE nella sezione documenti del portale SUAPE. Dopodiché, una volta inviata la comunicazione di avvio del procedimento, una volta trasmessa la documentazione agli enti terzi coinvolti per gli endoprocedimenti di verifica, vi ricordo, il SUAPE deve provvedere all'indizione della conferenza di servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica o dalla piena regolarizzazione formale della stessa. Vi ricordo che il termine per la verifica formale, per la trasmissione della documentazione agli enti terzi coinvolti, è di 2 giorni lavorativi, mentre quello dell'indizione della conferenza dei servizi è di 5 giorni lavorativi, tra l'altro è fissato in maniera del tutto conforme a quello che prevede la legge 241. Pertanto è possibile scindere la trasmissione dall'indizione vera e propria della conferenza dei servizi in 2 momenti distinti, nel senso che anche il sistema informatico SUAPE ci dà 2 step diversi, che poi normalmente si possano effettuare praticamente in simultanea. Questo è, diciamo, un discorso più, diciamo, pratico, però è quello che prevede la norma, prevede anche 2 termini distinti. L'avviso di indizione della conferenza di servizi, scusate, intanto vanno avanti da sole queste slide, è pubblicato sull'albo pretorio online dell'ente presso il quale è istituito il SUAPE del comune interessato per un periodo di 15 giorni consecutivi. La legge regionale 24 del 2016 ha inteso, diciamo, uniformare nell'ambito del procedimento unico anche tutte le fasi di pubblicità che sono legate all'iter procedimentale e quindi prevede che l'avviso di indizione della conferenza dei servizi sia pubblicato all'albo pretorio e che questo assorba ogni onere di pubblicità previsto dalle singole normative settoriali. Abbiamo delle norme che prevedono la necessità di pubblicare all'albo pretorio l'istanza piuttosto che la documentazione progettuale in un modo o nell'altro. Nell'ambito del procedimento unico è sufficiente pubblicare l'avviso di indizione della conferenza dei servizi per diciamo, assolvere ogni onere di pubblicità previsto dalle norme di settore in maniera del tutto uniforme. Un'altra cosa che vi volevo dire è che, come abbiamo visto nel primo appuntamento dello scorso 2 novembre, il sistema informatico SUAPE, trascorsi 14 giorni dalla ricezione della pratica dal cittadino da parte del SUAPE, qualora il SUAPE rimanesse inerte, quindi non avesse completato la verifica formale, provvede alla trasmissione automatica della documentazione agli enti terzi competenti.
Oltretutto, vi ricordo che nel caso del procedimento in conferenza di servizi c'è una variabile in più sulla trasmissione automatica, nel senso che nel procedimento in autocertificazione la trasmissione automatica avviene se il SUAPE non ha trasmesso e non ha rilasciato la ricevuta o non ha dichiarato la pratica irricevibile. Nel caso del procedimento in conferenza di servizi si aggiunge una terza variabile, quindi la trasmissione automatica avviene se il SUAPE non ha chiesto la regolarizzazione formale della pratica. In altri termini, il soccorso istruttorio con la richiesta di regolarizzazione non sospendono la trasmissione automatica nel caso del procedimento in autocertificazione, ma la sospendono nel caso del procedimento in conferenza di servizi. La differenza risiede nel fatto che nel procedimento in autocertificazione il titolo abilitativo è già in possesso dell'interessato e conseguentemente, anche se viene chiesta la regolarizzazione, i termini per le verifiche in qualche modo a un certo punto devono comunque decorrere, mentre nel caso del procedimento in conferenza di servizi, se la richiesta di regolarizzazione è stata fatta nei primi 15 giorni, come abbiamo visto nello scorso webinar, questo interrompe tutti i termini del procedimento, conseguentemente si può anche interrompere la trasmissione automatica perché appunto no, non inizia a decorrere niente, il titolo abilitativo non è in possesso dell'interessato. Però ricordatevi che la trasmissione automatica non, come dire, esime il SUAPE dall'obbligo di compiere tutti i passaggi di propria competenza, in particolar modo all'indizione della conferenza dei servizi. Perché se è vero che i termini della conferenza dei servizi decorrono dalla data di trasmissione della documentazione agli enti terzi e che conseguentemente la trasmissione anche automatica fa, come dire, partire i termini per l'effettuazione delle verifiche nell'ambito della conferenza dei servizi, è comunque necessario che il SUAPE indica la conferenza dei servizi, perché l'indizione automatica non è sicuramente prevista, il sistema informatico non la fa. La conferenza dei servizi si svolge di norma in modalità asincrona, quindi in forma semplificata e modalità asincrona, di cui vedremo i dettagli tra un attimo. Eventualmente, quando la conferenza dei servizi in modalità asincrona non fosse sufficiente a chiudere il procedimento, la fase asincrona è seguita da una fase sincrona, secondo le modalità sempre che vedremo tra un attimo. In alcuni casi particolari si può indire e convocare la conferenza dei servizi direttamente in modalità sincrona. Lo vedremo anche questo tra un attimo. Ad esito della conferenza dei servizi, sia essa solo asincrona, asincrona più sincrona o solo sincrona, il procedimento si chiude sempre con il rilascio di un provvedimento unico conclusivo. Quindi, come vi dicevo, la modalità ordinaria per la gestione delle conferenze di servizi in ambito SUAPE è la forma semplificata e la modalità asincrona. Ormai dovremmo tutti quanti aver digerito in qualche modo questa modalità della conferenza di servizi, che è una modalità che non prevede nessuna riunione, sia essa in presenza o telematica, per cui ogni amministrazione compie le verifiche di propria competenza e trasmette la propria determinazione, il proprio parere autonomamente senza tenere alcuna seduta. Nell'atto di indizione della conferenza di servizi, il SUAPE comunica il termine per richiedere integrazioni che è fissato in 15 giorni dalla trasmissione della documentazione. Vi ricordo che nella prima versione della legge regionale 24 il termine per richiedere integrazioni era fissato in 10 giorni, è stato successivamente modificato con la legge regionale 1 del 2019 in 15 giorni, che oltretutto è il termine massimo previsto dalla legge 241 per la richiesta di integrazioni. Il legislatore regionale ha scelto di fissare questo termine sempre, diciamo, nel termine massimo previsto dalla 241, quindi 15 giorni. Dopodiché la cosa più importante è deve indicare il termine per l'invio delle determinazioni che, come vi ho detto poco fa, decorre dalla data di trasmissione anche automatica della documentazione. Quindi, se il SUAPE trasmette, che ne so, il 5 di dicembre la documentazione agli enti terzi e provvede all'indizione il 7 di dicembre, i termini li calcola a partire dal 5 e non dal 7,
Questo è molto importante perché anche in caso di trasmissione automatica della documentazione potrebbe capitare che il sistema trasmette in automatico, poniamo il 1° dicembre, il SUAPE, l'indizione della conferenza dei servizi, perché la fa in ritardo, si presume che se la trasmissione è stata effettuata automaticamente, questo significa che il SUAPE forse è un po' in affanno, è un po' in ritardo, la può fare magari anche 10 giorni dopo, ma i termini li calcola da quando il sistema in automatico ha trasmesso la documentazione. Il termine per l'invio di queste determinazioni, ordinariamente secondo la legge regionale 24, è di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Quindi la generalità delle conferenze di servizi in ambito SUAPE ha un termine di 30 giorni, che rientra, diciamo, nel termine massimo di 45 giorni previsto dal 241. Questi 30 giorni in alcuni casi sono, diciamo, derogati da alcune normative particolari. Per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria il termine è di 55 giorni, come troviamo scritto nell'articolo 18 delle direttive regionali SUAPE, ci sono altri casi in cui questo termine è di 90 giorni. Vedremo, facciamo dopo una rapida carrellata sull'articolo 18, però nell'articolo 18 sono riportati alcuni casi particolari che si discostano dalle regole ordinarie di gestione del procedimento unico SUAP, in alcuni casi la conferenza ha una durata di 90 giorni. Ad onor del vero, vi segnalo che l'articolo, se non vado errato, 76 del decreto semplificazioni ha introdotto recentemente una ulteriore modalità semplificata e, come dire, facoltativa per la gestione delle conferenze di servizi semplificate, che prevede un termine fisso di 60 giorni anche laddove il termine ordinario fosse di 90 giorni. Nella stragrande maggioranza dei casi, nell'ambito regionale sardo, una conferenza come quella prevista dal decreto semplificazioni sarebbe peggiorativa, nel senso che i termini, come vedete, ordinariamente sono 30 e 55 giorni. In alcuni casi potrebbero essere più lunghi, si potrebbe optare per la nuova conferenza dei servizi con un termine di 60 giorni, però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi, i termini in cui la normativa regionale prevede 90 giorni sono casi un po' particolari. E per lo più in cui si prevedono delle autorizzazioni anche di tipo europeo, per cui non ha un gran senso ridurre questo termine. Però per completezza e onestà vi devo segnalare che c'è anche questa possibilità. Sempre nell'atto di indizione della conferenza di servizi, deve essere indicata la data dell'eventuale seduta in modalità sincrona che si svolgerà eventualmente. Se la conferenza asincrona non fosse risolutiva, che si deve tenere entro 10 giorni dalla scadenza della fase asincrona. Nel prestampato di indizione della conferenza dei servizi, che trovate tutti quanti sul portale Sardegna Impresa, quindi sul sistema SUAPE, sono indicati tutti questi dati che devono essere obbligatoriamente riportati nell'atto di indizione. Ecco, vedete qui vi ho riportato lo screenshot del sistema di gestione SUAPE per quanto riguarda la sezione delle conferenze di servizi, che nel momento in cui si va a fare l'indizione della conferenza di servizi richiama in modalità asincrona, vedete, perché ci fa scegliere tra asincrona e sincrona, riporta il termine per l'invio dei pareri, la data per le richieste documentali e la data dell'eventuale sincrona, che sono i tre dati che devono essere obbligatoriamente indicati per legge nell'atto di indizione. Chiaramente, nel momento in cui noi gestiamo la pratica, ordinariamente non abbiamo necessità di andare sulla sezione CDS, perché l'indizione della conferenza dei servizi ce la ritroviamo in automatico sull'avanzamento della pratica nella menu di gestione. Una volta effettuata l'invio della comunicazione all'invio del procedimento, la trasmissione agli enti terzi, il sistema automaticamente ci propone la fase di indizione della conferenza di servizi. In questa slide ho riportato un po' il riassunto di quello che accade per quanto riguarda la gestione della richiesta di integrazioni e la trasmissione conseguente delle integrazioni da parte dell'interessato nell'ambito della conferenza dei servizi asincrona, ma è analogo anche in fase sincrona.
Allora, noi sappiamo che per legge è possibile interrompere o meglio sospendere i termini del procedimento per una volta sola per richiedere documentazione integrativa. La complicazione nell'ambito di un procedimento su APE discende dal fatto che io ho un rapporto, diciamo, uno a uno tra il cittadino e il SUAPE, ma il SUAPE a sua volta in background ha una serie di enti che effettuano contemporaneamente le verifiche sulla medesima pratica. Conseguentemente, la necessità di richiedere integrazioni documentali potrebbe essere segnalata in momenti diversi da parte di tutte queste amministrazioni. Diciamo, in altre linee guida, altre regioni o altre amministrazioni hanno optato per scegliere di diciamo, procrastinare la richiesta di integrazioni documentali dal SUAPE al cittadino solo una volta trascorsi i 15 giorni durante i quali tutte le amministrazioni possono chiedere le integrazioni documentali al SUAPE. La legge regionale sarda ha fatto una scelta diversa, nel senso che piuttosto che star lì ad aspettare a bocce ferme in qualche modo il decorso di questi 15 giorni, la norma ci dice una volta che l'ente terzo ha formulato la richiesta di integrazioni al SUAPE, il SUAPE entro 2 giorni lavorativi trasmette la richiesta di integrazioni al cittadino, fissando un termine di 30 giorni per provvedere e sospendendo in questo modo i termini della conferenza di servizi. Quindi non sta, se il primo ente terzo, supponiamo, chiede la documentazione 5 giorni dopo la trasmissione, il SUAPE non sta per 10 giorni ad aspettare che ci siano eventualmente altri enti terzi che chiedano altre integrazioni, ma chiede immediatamente la documentazione all'interessato. Cosa succede poi? Che se qualche altra amministrazione successivamente dovesse chiedere documentazione integrativa, il SUAPE gira la richiesta al cittadino chiedendogli di provvedere nel termine inizialmente assegnato, che è quello di 30 giorni dalla data della prima richiesta. Quindi la sospensione è sempre una per l'interessato. Durante questa sospensione, nell'ambito dei primi 15 giorni, potrebbero pervenire ulteriori richieste da parte degli altri enti coinvolti. Ecco, questa è stata un po' la scelta fatta per evitare di perdere in qualche modo dei giorni preziosi per il cittadino e di informarlo immediatamente che c'è qualcuno che ha chiesto documentazione. Vi ricordo che il termine per provvedere alla richiesta di integrazione da parte del cittadino è fissato ordinariamente in 30 giorni, ma l'interessato prima della scadenza di questi 30 giorni, nel caso in cui avesse bisogno di più tempo per integrare quello che gli è stato richiesto, può chiedere fino ad ulteriori 30 giorni per provvedere. Quindi quel termine di 30 giorni è elevabile fino a 60 giorni. Oltre non si può andare. Nel senso che oltre comunque si devono riaprire i termini della conferenza dei servizi e si deve, come dire, ci si deve esprimere su quello che è sulla documentazione agli atti. Dopodiché, una volta formulata la richiesta di integrazione, chiaramente l'interessato trasmetterà la documentazione al SUAPE. Entro 2 giorni lavorativi dalla trasmissione di queste integrazioni, il SUAPE le inoltrerà ai soggetti coinvolti, esplicitando il nuovo termine della conferenza sincrona, quindi la nuova data entro cui trasmettere le proprie determinazioni e la nuova data della eventuale seduta in modalità sincrona. La stessa cosa il SUAPE la fa nel caso in cui il termine assegnato all'interessato per provvedere decorresse infruttuosamente, quindi se il cittadino non provvede a integrare la pratica nel termine che gli è stato assegnato. Il SUAP comunque riavvia i termini della conferenza. Qui è riportato lo schemino di quello che succede. Vedete, l'ente terzo chiede le integrazioni al SUAPE, il quale entro 2 giorni lavorativi chiede le integrazioni all'interessato e comunica la sospensione dei termini della conferenza e dei servizi agli enti terzi. Questo lo troviamo nel prestampato richiesta integrazione nel sistema. Successivamente il cittadino trasmette le integrazioni oppure non provvede nei termini, il SUAPE trasmette la notifica di integrazione agli enti terzi nel caso in cui l'integrazione ci fosse e comunque fissa i nuovi termini della conferenza dei servizi comunicandolo agli enti terzi e all'interessato.
Anche questo lo troviamo con un prestampato specifico nella sezione documenti del sistema su APE che si chiama Trasmissione Integrazioni, dove sono riportati tutti i dati che devono essere indicati ed è riportato anche la precisazione di come effettuare questo calcolo. Perché tenete presente che abbiamo due calcoli da fare, cioè il primo è il nuovo termine della conferenza asincrona, dove dovremo sommare al termine inizialmente fissato i giorni che sono decorsi da quando il primo ente ha chiesto le integrazioni a quando il suo APE ha trasmesso le integrazioni agli enti terzi. Mentre i termini del procedimento sono aumentati di un numero di giorni che corrisponde a quelli passati, trascorsi tra la richiesta e la trasmissione della documentazione tra il suo APE e il cittadino. Sono due termini diversi perché uno intercorre nei rapporti, diciamo, ha a che fare con i rapporti che intercorrono tra il cittadino e il suo APE. È il termine complessivo del procedimento. L'altro invece riguarda i rapporti che intercorrono tra il SUAPE e gli enti terzi coinvolti, e questi sono i termini della conferenza di servizi. Comunque, nel prestampato trovate precisato anche come calcolare i nuovi termini. Vedete, i termini della conferenza sono riavviati dalla data in cui il SUAPE trasmette le integrazioni ai soggetti coinvolti, perché, come vi ho detto un secondo fa, i termini della conferenza sono legati alla trasmissione della documentazione tra il SUAPE e gli enti, oppure dalla data in cui il SUAPE comunica ai soggetti coinvolti che i termini assegnati all'interessato per provvedere sono decorsi infruttuosamente. Qui vi ho riportato in nota bene, anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, non solo il SUAPE deve riavviare la conferenza dei servizi e fissare i nuovi termini, non se la può tenere appesa sine die aspettando questa integrazione che non si sa quando arriverà, ma anche i soggetti coinvolti nella conferenza di servizi sono comunque tenuti a esprimere le proprie determinazioni entro il termine di conclusione della stessa. Il fatto che un'amministrazione abbia chiesto documentazione integrativa e che questa documentazione integrativa, per un motivo o per l'altro, non sia pervenuta perché il cittadino è rimasto inerte, non fa trasformare, come qualcuno ogni tanto ritiene, la richiesta di integrazioni in un parere negativo. Quella rimane una fase di richiesta di integrazioni rimasta inevasa, ma va comunque espresso un parere, che probabilmente sarà negativo, nel senso che, non essendo stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta, può essere che l'ente non sia nelle condizioni di effettuare una piena verifica di conformità e che questo si traduca in una determinazione negativa, ma non è detto perché la documentazione integrativa richiesta potrebbe anche essere risolvibile con una prescrizione o con un parere comunque favorevole, va comunque espresso. Ci sono alcuni casi particolari in cui i termini della conferenza di servizi e del procedimento ripartono integralmente a seguito dell'integrazione di nuova documentazione. Quindi non una sospensione, ma ripartire da zero. Questo succede quando uno o più enti coinvolti nel chiedere documentazione integrativa segnalano motivatamente la carenza degli elementi minimi essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica o la necessità di integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria. Chiaramente, se la documentazione è talmente carente che l'ente non ha proprio gli elementi minimi per poter effettuare la propria verifica, oppure se chiede una documentazione integrativa talmente rilevante da dover di fatto compiere una nuova istruttoria, lo scrive nella richiesta di integrazioni documentali e il SUAPE farà ripartire i termini da zero a seguito dell'integrazione. Senza abusare di questo, chiaramente, nel senso che deve essere effettivamente una cosa tale da azzerare completamente quello che è stato compiuto in precedenza. Oppure, se a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni, l'interessato aggiunge per esempio un vincolo per cui il SUAPE deve estendere l'indizione della conferenza di servizi a soggetti inizialmente non coinvolti
chiaramente fa ripartire i termini della conferenza da zero per dare alle nuove amministrazioni coinvolte tutto il tempo per effettuare le proprie verifiche. La distinzione in questo secondo caso qual è? Che se l'ente viene coinvolto in una fase, diciamo, in corsa della conferenza di servizi perché il cittadino a correggere una sua dichiarazione, per cui prima aveva indicato che quel vincolo non c'era, poi invece dichiara che c'è, i termini ripartono da zero, non solo quelli della conferenza, ma anche quelli finali del procedimento, come se avesse ripresentato la pratica di fatto nel momento in cui ha aggiunto quell'ulteriore vincolo. Se invece è il SUAPE che si è dimenticato di coinvolgere un ente che avrebbe dovuto coinvolgere, quindi estende la conferenza di servizi a un ulteriore soggetto, ma il cittadino aveva indicato correttamente dall'inizio che quel vincolo, ad esempio, c'era, i termini della conferenza li fa ripartire da zero, ma quelli del procedimento no, lì eventualmente si esporrà a un eventuale ritardo, ma di fatto ha sbagliato nel non coinvolgere. Nel non coinvolgere da subito tutti i soggetti che doveva coinvolgere. Oppure i termini vengono riavviati da zero quando l'interessato, anche spontaneamente, trasmette nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi. Ogni tanto capita anche questo, che l'interessato di sua sponte a un certo punto prende e sostituisce gli elaborati progettuali, poniamo, e quindi chiaramente cambia le carte in tavola. In quel caso è come se avesse ripresentato una nuova istanza, i termini ripartono da zero. Non è necessario indire una nuova conferenza di servizi, giusto perché mi è caduto l'occhio su una domanda che ho appena letto, è sufficiente prendere sempre il prestampato che vi ho fatto vedere, quello di trasmissione documentazione integrativa, perché lì è riportato anche questo caso e semplicemente riportare i nuovi termini del procedimento precisando che sono stati fatti ripartire da zero per questa ragione. Come vi ho detto prima, una volta che le amministrazioni, gli enti terzi coinvolti nel procedimento ricevono la documentazione da parte del SUAPE, hanno 15 giorni di tempo per richiedere documentazione integrativa. Cosa succede se l'ente terzo trasmette la richiesta di integrazione con oltre, diciamo, dopo questi 15 giorni, quindi in ritardo? Se lo fa dopo i 15 giorni, il SUAPE non ha più la possibilità di sospendere i termini della conferenza dei servizi, per cui materialmente gira la richiesta di integrazione all'interessato, però i termini della conferenza dei servizi rimangono quelli originari, perché è possibile sospenderli solo per richieste formulate entro il termine previsto dalla legge, che è quello di 15 giorni. Le richieste tardive quindi non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, anche se poi è chiaro che se nel momento in cui un ente ha chiesto documentazione integrativa è nell'interesse dell'interessato, a prescindere dal fatto che la documentazione possa essere stata chiesta in ritardo, provvedere comunque, perché molto probabilmente se non lo farà si prenderà un parere negativo. Però giuridicamente, voglio dire, non prevedono alcun obbligo, non prevedono alcuna sospensione dei termini della fase asincrona e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento. In ogni caso, la responsabilità per l'emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull'amministrazione che abbia agito in ritardo. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che se l'amministrazione chiede la documentazione integrativa oltre i 15 giorni consentiti e il fatto che non gli venga trasmessa questa documentazione porta a emettere un parere negativo, in qualche modo l'amministrazione è corresponsabile perché l'ha chiesta in ritardo, per cui potrebbe essere chiamato teoricamente a risponderne da parte ovviamente dell'interessato. Ecco, prima di entrare nel merito di come si esprimono le determinazioni, i pareri, eccetera, vi segnalo che cosa prevede la legge regionale 24, quindi la normativa SUAPE, rispetto alla concentrazione dei regimi amministrativi nel procedimento in conferenza di servizi.
La norma statale, vi dico già, affronta l'argomento prevedendo la scia condizionata, ovvero una scia nel caso in cui io avessi dentro lo stesso procedimento adempimenti, titoli abilitativi che vanno in scia e adempimenti che presuppongono una conferenza di servizio, comunque il rilascio dei titoli abilitativi espressi, prevede una scia che rimane sospesa nell'efficacia fino all'acquisizione dei titoli abilitativi espressi. Però di fatto nella norma statale la scia e l'acquisizione degli atti espressi sia in conferenza e servizi o meno seguono due strade distinte, se non per il fatto che la scia rimane sospesa fino all'acquisizione degli atti espressi. Nella normativa regionale sarda la scia condizionata non esiste, per cui nell'ambito della conferenza di servizi, che come abbiamo visto c'è sempre, se ci sono titoli abilitativi espressi da acquisire, si raccordano anche quei titoli abilitativi che seguono il procedimento in autocertificazione. Però la precisazione qual è? Che se nel procedimento unico sono inclusi adempimenti amministrativi che seguono il procedimento in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute a esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Questo perché quell'endoprocedimento che segue appunto la strada dell'autocertificazione non si trasforma in parere espresso solo perché il procedimento unico è andato in conferenza dei servizi per altre ragioni. L'esempio più classico può essere quello della scia edilizia, ma anche un procedimento con permesso di costruire, perché noi sappiamo che in Sardegna il permesso di costruire ordinariamente segue l'autocertificazione a 30 giorni. Per cui se io ho un titolo edilizio in autocertificazione e autorizzazione paesaggistica, poniamo, il procedimento unico va in conferenza dei servizi per l'autorizzazione paesaggistica, ma il titolo edilizio che di per sé è autocertificato non si trasforma in un parere espresso, conseguentemente l'ufficio tecnico comunale non è tenuto a esprimere un parere nell'ambito della conferenza dei servizi, è tenuto a effettuare le verifiche come se quello fosse una pratica in autocertificazione. La differenza dove sta? Che il termine per effettuare queste verifiche coincide con quello della conferenza dei servizi, per cui le verifiche vanno compiute nel termine di conclusione della conferenza dei servizi, asincrona o prima della seduta, nel caso di conferenza asincrona. Vedete, io qui vi ho riportato uno stralcio del prestampato del provvedimento unico, dove questo concetto si riflette su queste due frasi che vi ho riportato. La prima è: dato atto che i soggetti invitati a esprimersi nell'ambito della conferenza dei servizi in quanto tenuti all'effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa europea sono i seguenti. E qui bisogna riportare i soggetti che sono tenuti a esprimersi perché competenti su endoprocedimenti che prevedono il rilascio di provvedimenti espressi. E poi abbiamo dato atto che l'avviso di indizione della conferenza dei servizi è stato inviato anche alle amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute a esprimere un parere, segnatamente ai seguenti soggetti. Quindi qui di seguito, nell'esempio che vi ho fatto prima, ad esempio dovrò riportare l'ufficio tecnico comunale competente sul titolo edilizio, mentre prima l'ufficio tutela del paesaggio e la soprintendenza che sono competenti sull'autorizzazione paesaggistica. Quindi la concentrazione dei regimi amministrativi per la normativa regionale sarda si effettua in questo modo. Ecco, come vengono espresse queste determinazioni? Le determinazioni ci dice una cosa molto importante che ci dice la legge 24, viene precisata nelle direttive regionali, è che le determinazioni sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Questa frase può sembrare a volte ovvia, ma può non essere semplicissimo capire il senso che sta dietro a questa frase. La conferenza asincrona non è una, come dire, una semplice collezione di autorizzazioni che vengono acquisite ognuna per conto proprio seguendo la normativa di settore. No, è pur sempre una conferenza di servizi. Questo vuol dire che le amministrazioni che sono coinvolte nella conferenza di servizi non sono tenute
esprimere la propria autorizzazione di competenza come se fosse un atto autonomo e quindi a compiere tutte quelle verifiche prodromiche che gli consentirebbero di emanare quel provvedimento, perché siamo sempre nell'ambito di una conferenza di servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, facciamo un esempio per farvi capire questo concetto. Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la norma di settore prevede tutto un ping pong, diciamo, di documentazione, nel senso che l'ufficio tutela del paesaggio redige una relazione istruttoria che poi trasmette alla soprintendenza per effettuare le proprie verifiche, che ha i suoi termini, e che poi la soprintendenza rilascia un parere, e quindi a seguito di questo l'ufficio tutela del paesaggio può rilasciare l'autorizzazione paesaggistica. Ecco, nell'ambito della conferenza dei servizi, l'UTP non deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, pertanto sia l'UTP che la soprintendenza si esprimono in maniera autonoma, a prescindere l'uno dalle verifiche dell'altro. Anche se vi ho fatto un esempio un po' particolare, nel senso che il MIBAC, la soprintendenza, si esprime comunque sulla base della relazione istruttoria, ma quello che voglio dire è che se normalmente un ente, per poter rilasciare la propria autorizzazione, ha necessità di acquisire preventivamente dei pareri di altri soggetti che partecipano alla stessa conferenza, nell'ambito della conferenza servizi tutto avviene in parallelo, quindi ognuno si esprime per quanto di propria diretta competenza a prescindere dalle verifiche degli altri, perché non deve rilasciare un atto autonomo, deve rilasciare una determinazione che concorre poi, che si trasforma nel proprio atto di competenza nel momento in cui l'amministrazione procedente, che in questo caso è il SUAPE, emetterà il provvedimento unico finale. Quindi io, se sono la provincia e per rilasciare, faccio un esempio, la mia autorizzazione allo scarico, ho necessità di avere preventivamente il parere dell'ARPAS, posso tranquillamente esprimermi per quanto riguarda le mie verifiche, dando per acquisito, comunque prescindendo dal parere dell'ARPAS, perché poi sarà il SUAPE a fare la sintesi di tutte le posizioni, di tutti i pareri che gli sono pervenuti, a rilasciare il provvedimento solo se effettivamente tutti i pareri sono pervenuti favorevolmente. Non so se questo vi è chiaro. E quindi vedete, i corollari che sono riportati a questo principio sono che non è consentito subordinare l'attività istruttoria, la trasmissione del parere o la partecipazione alla seduta, alla preventiva acquisizione del parere di un'altra pubblica amministrazione, perché l'altra pubblica amministrazione si esprime in parallelo. La conferenza dei servizi ha come, diciamo, modulo procedimentale il fatto che tutti i soggetti coinvolti si esprimano contemporaneamente in parallelo, non esiste che uno si debba esprimere prima dell'altro. È possibile piuttosto richiedere al SUAPE di estendere la conferenza dei servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirle il parere, e il SUAPE non può sospendere il procedimento per acquisire al di fuori della conferenza il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella CDS. Questi sono alcuni esempi. Sono alcuni esempi in cui, diciamo, di errori che comunemente si compiono, cioè se si deve acquisire il parere di un altro soggetto, lo si invita a esprimersi nell'ambito della stessa conferenza di servizi, non è che si sospende per acquisire un parere esterno, ecco. Altrimenti non avrebbe senso fare la conferenza. Le determinazioni dei soggetti tenuti a esprimersi a pena di inammissibilità devono possedere i seguenti requisiti. Devono ovviamente essere congruamente motivate, ma questo è un principio generale di tutti gli atti. Devono essere formulati esplicitamente in termini di assenso o di dissenso. Anche qui ricordatevi che il SUAPE è un coordinatore procedimentale, è un regista, non è competente su niente di preciso, cioè nel senso, nel merito, il SUAPE non ha una propria diretta competenza. Conseguentemente, l'ente terzo che è coinvolto nella conferenza dei servizi non è sufficiente che segnali un eventuale problema demandando al SUAPE l'adozione di atti conseguenti o di decidere che cosa quel problema
voglio dire, comporta, deve essere conseguente nel esprimere un parere compiuto che sia favorevole o negativo perché poi il suo APEP possa decidere come procedere nella gestione di quel procedimento sulla base di quello che gli enti terzi gli segnalano. Cioè non è tenuto a fare nessun tipo di valutazione di merito rispetto a quello che è l'istruttoria dei soggetti coinvolti. E cosa molto importante, in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, oppure devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se sono di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato, o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto. Il legislatore qui si chiede espressamente di lavorare favorendo la conclusione positiva del procedimento e quindi sempre di metterci nell'ottica del cittadino e di indicargli, quando gli devo dare un parere negativo, gli devo esprimere un dissenso, di dirgli come lo può superare. Questo non vuol dire che le amministrazioni si devono sostituire al progettista o all'interessato, come spesso sento dire, come osservazione. Come controosservazione, ma che devono sempre cercare di favorire la conclusione favorevole del procedimento. Spesso e volentieri abbiamo riscontrato che le amministrazioni sono un po' recalcitranti rispetto a, come dire, seguire questa strada dell'indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, preferiscono, anche quando non ci sono i presupposti, ma, diciamo, esprimere dinieghi assoluti e non superabili. In realtà il diniego assoluto e non superabile dovrebbe essere una rarissima eccezione in quello che ci dice la norma, cioè dovrebbe essere un caso di un intervento che non è fattibile, cioè se mi si presenta un intervento edilizio in una zona con vincolo di inedificabilità assoluta, quello si becca il parere negativo non superabile. In tutti gli altri casi, se mi si presenta un palazzo di 5 piani e ne può fare 4, quello è superabile, eliminando un piano, anche se il progetto è completamente diverso. Perché è la norma a invitarci a ragionare in questo modo. Ancora, la cosa molto importante da ricordarci nell'ambito della conferenza dei servizi è il principio del tacito assenso. Per cui, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro i termini o la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti equivalgono ad assenso senza condizioni. Il tacito assenso di chi non si esprime nel termine fissato o si esprime, diciamo, con un parere che non ha i requisiti prescritti, si applica a tutti, tranne i soli casi di provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea. Nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, per aiutarvi a capire questo, che l'allegato B alle direttive su APE, sono riportati per tutti i casi che necessitano di conferenza di servizi e precisato se si applica o no il tacito assenso in conferenza di servizi, sì oppure no. E poi è riportato anche per ogni caso se si applica o no il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della 241. E vedete in questo caso, ad esempio, nei stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, è indicato che il tacito assenso non si applica perché è un'autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria. Perché sia tale, giusto per capirci, non è sufficiente che ci sia una normativa comunitaria che disciplina quel determinato ambito normativo, ma che la normativa comunitaria imponga la necessità di un'autorizzazione espressa. Ci sono tantissimi ambiti disciplinati dalla normativa europea, ma dove la normativa europea non individua un tipo di iter amministrativo o di titolo abilitativo, demanda allo Stato membro di fissare il tipo di, quindi se sia un'autorizzazione, una SCIA o una notifica o un altro tipo di titolo abilitativo. In quel caso il tacito assenso sicuramente si applica. In ogni caso è mappato, come vi ho detto, nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi.
Non confonde mai il tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi che, come vi ho appena detto, ha come unica eccezione i casi in cui le disposizioni europee richiedono l'adozione di provvedimenti espressi dal silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della 241. Che ha molte più eccezioni, perché non si applica, vedete, a tutti gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale paesaggistico, l'ambiente, il rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute, la pubblica incolumità. La differenza dove sta? Che il tacito assenso nell'ambito della conferenza dei servizi è un rapporto tra amministrazioni, cioè il silenzio, il tacito assenso lo rileva il SUAPE o comunque l'amministrazione procedente che sta svolgendo la conferenza dei servizi. Mentre l'articolo 20 della 241 è il silenzio assenso che si forma nei confronti del cittadino interessato, che, su cui torneremo dopo, ma che ha molte più eccezioni. Quindi, per l'autorizzazione paesaggistica, per farvi un esempio, l'autorizzazione paesaggistica è indiscutibilmente esclusa dall'applicazione dell'articolo 20. Vedete, patrimonio culturale e paesaggistico. Non si forma il silenzio assenso nei confronti dell'istante, del cittadino per l'autorizzazione paesaggistica, ma non è escluso dal tacito assenso, perché non è un'autorizzazione prevista da una norma europea. Ok? Sono due concetti molto diversi. Farvi l'elenco di tutti i casi di esclusione dal tacito assenso previsti dalla norma europea non è possibile. Consultando la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi potete sicuramente verificare quali sono i casi puntualmente che lo prevedono, almeno quelli mappati, perché poi anche la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi non è che abbia la pretesa di, come dire, di mappare lo scibile umano, però la stragrande maggioranza dei casi comuni sono riportati. Il tacito assenso, giusto a precisazione di una cosa ovvia ma che ha posto dei dubbi in passato, si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo ente presso il quale è istituito il SUAPE. Evidentemente, quindi se io ho il SUAPE comunale, l'ufficio tecnico è un ufficio separato, io applico il tacito assenso anche alle diverse articolazioni dello stesso. Non si applica invece, per ovvi motivi, alle amministrazioni che non sono tenute a esprimersi in quanto competenti su endoprocedimenti ai quali si applica il procedimento in autocertificazione. Conseguentemente non è necessario attendere che tali enti si esprimano se tutti i soggetti tenuti a esprimersi lo hanno fatto. Quando io chiudo una conferenza asincrona, arrivo al 30° giorno, che era quello fissato come termine per trasmettere le determinazioni. Quando vado a fare il provvedimento unico conclusivo, darò atto dei pareri che sono pervenuti, darò atto di quelli che considero acquisiti per tacito assenso, quindi i pareri di quelle amministrazioni tenute a esprimersi, ma che non si sono espresse nei termini fissati per la conferenza, che io considero acquisiti favorevolmente, applicando la norma, che nel nostro caso è l'articolo 37 della legge regionale 24, che è identica, diciamo, al 14 bis della 241. Ma non, tra questi non riporterò le amministrazioni che sono competenti sul procedimento in autocertificazione, perché quelli non erano tenuti a esprimersi. E quindi io non considero un tacito assenso da parte loro. Semplicemente vedete nel prestampato del procedimento unico, mi riporterà che non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi. Non considero un parere favorevole, do semplicemente atto che nessuna di loro mi ha segnalato nessun problema. Badate che questo io lo posso fare anche prima della conclusione della fase asincrona, perché se io avessi, torniamo al mio esempio, la scia edilizia più paesaggistica, e io fisso 30 giorni, e al 15° giorno mi pervengono, è un po' improbabile, ma nell'ipotesi, mi pervengono i pareri favorevoli dell'Ufficio Tutelare del Paesaggio e della Soprintendenza. Io non ho bisogno di aspettare il 30° giorno
aspettando un parere che, non so, che l'ufficio tecnico comunale non è tenuto a esprimermi. Io posso chiudere subito il procedimento, però in questo caso, vedete, la frase che riporto nel provvedimento unico è un po' diversa. Dirò: alla data di emissione del presente provvedimento non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi, le quali possono effettuare le proprie verifiche entro il termine del. Per questo perché? Perché io sto concludendo il procedimento col provvedimento unico prima che sia decorso il termine per l'effettuazione delle verifiche. Quindi teoricamente quei soggetti è vero che non sono tenuti a esprimersi, ma hanno ancora tempo per compiere le proprie verifiche. Io ne avviso il cittadino, perché è vero che quel titolo l'ha acquisito in autocertificazione, ma gli dico bada bene che quello sta ancora compiendo le sue verifiche. È come se io stessi facendo se avessi di fronte un procedimento in autocertificazione in cui è vero che quel soggetto può iniziare i lavori, poniamo, o aprire la sua attività subito, però l'amministrazione ha 60 giorni di tempo poi per compiere le verifiche, quindi lo fa, ma sa che le amministrazioni coinvolte sono ancora in tempo per compiere le proprie verifiche. Ok? Decorso il termine conclusivo della fase asincrona. Quindi, una volta che è passato quel termine fissato per la trasmissione delle determinazioni, i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela, anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Che vuol dire? Una volta che è decorso quel termine, il tacito assenso si è formato. Anche se io mi trovassi in quel limbo, che diciamo sono quei 5 giorni lavorativi che possono passare dalla conclusione della conferenza a quando il SUAPE emette il provvedimento, dando atto che quell'assenso è stato acquisito per silenzio, se un'amministrazione si esprime dopo la scadenza del termine, quello è nullo. Questo ce l'ha chiarito molto bene l'articolo 2,8 bis della legge 241 del 90, che è stato introdotto dal decreto semplificazioni successivamente alla scrittura della legge regionale 24 del 2016, ma che è assolutamente coerente con quello che è stato indicato nella normativa regionale e nelle direttive. Ci dice, vedete, le determinazioni relative ai provvedimenti e alle autorizzazioni, ai pareri, nulla osta e atti di assenso adottate dopo la scadenza dei termini di quell'articolo 14 bis, stiamo parlando della conferenza asincrona, il 17 bis, come 1 e 3, qui è il silenzio assenso tra amministrazioni, o dopo l'ultima riunione di quell'articolo 14 ter nella conferenza asincrona, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione di quell'articolo 19, commi 3 e 6 bis, adottati dopo la scadenza dei termini previsti, qui parliamo dei provvedimenti interdittivi del procedimento in autocertificazione, sono inefficaci. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Quindi si può agire solo nell'esercizio del potere di autotutela e solo se ne ricorrono i presupposti e le condizioni. E ancora una volta vi ricordo che il potere di autotutela non è, come dire, una cosa che magicamente ci consente di intervenire anche dopo che sono trascorsi i termini. Basta che io citi magicamente l'articolo 21 nonies nel mio parere tardivo perché diventi improvvisamente valido e non più nullo. No, occorre che si motivi seriamente sulla sussistenza dei presupposti per agire in via di autotutela. Conseguentemente, tornando a quello che ci dicono la nostra direttiva, il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela. Se chiaramente io ho acquisito per tacito assenso un parere favorevole e l'amministrazione tardivamente me lo manda 2 giorni dopo la scadenza facendo finta di niente, mandandomelo comunque senza motivare sulla sussistenza dei presupposti per agire in via di autotutela, è inefficace, come ci dice l'articolo 2, 8 bis anche della legge 241. Andiamo a vedere come si chiude la fase asincrona. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi,
anche prima della scadenza, come vi ho detto prima. Quindi se i pareri e le determinazioni di tutti quelli che sono tenuti a esprimersi pervengono anche se non è ancora decorso il termine della conferenza, oppure una volta scaduto il termine per l'espressione dei pareri, il SUAPE decide che fare. E ci sono tre casi sostanzialmente. Il primo è questo. Sono stati acquisiti pareri favorevoli non condizionati anche in tacito assenso. Sono tutti positivi. Oppure, tra questi c'è magari qualche parere favorevole condizionato, ma è una condizione che non comporta nessuna modifica progettuale, nessuna, è semplicemente una precisazione, una limitazione, per cui non è necessario comunque modificare niente o adeguarsi da parte dell'interessato. Oppure sono pervenuti pareri condizionati a cui l'interessato si è adeguato, quindi poniamo modificato una tavola progettuale e non è necessaria un'ulteriore verifica. In questo caso il SUAPE emette una determinazione conclusiva positiva della conferenza, emette il provvedimento unico finale favorevole. Vedete sotto nel cruscotto di avanzamento del flusso di gestione della pratica si clicca su esito positivo. Il secondo caso è speculare, diciamo, è quello in cui sia arrivato almeno un parere negativo fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, non superabile con modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza. In questo caso, quindi, diciamo, quello che è pervenuto è negativo non superabile, il SUAPE emette una determinazione conclusiva della conferenza che produce gli effetti di quel 10 bis. Qui c'è un po' un'inversione, perché normalmente il 10 bis, che è il preavviso di rigetto, precede l'emissione del provvedimento di rigetto. In questo caso, quello che fa il SUAPE è un vero e proprio provvedimento di rigetto che produce gli effetti di cui al 10 bis. Quindi, entro i 10 giorni successivi, l'interessato ha la possibilità di inviare memorie, osservazioni o perché no anche correggere qualcosa. Se non manda nessuna osservazione, non c'è bisogno che il SUAPE faccia nient'altro, il procedimento è già concluso con esito negativo. Se l'interessato trasmette delle osservazioni o posizioni, il SUAPE procede a indire una nuova conferenza dei servizi in forma asincrona per l'esame delle osservazioni e l'emissione del provvedimento definitivo. Questo si fa una volta sola. Cioè, il SUAPE riapre, rifà una nuova conferenza asincrona, a seguito della quale emetterà un nuovo provvedimento che può essere o la conferma di quel diniego o un provvedimento favorevole. Ma anche se fosse una conferma di quel diniego, a quel punto quello è un provvedimento definitivo che chiude definitivamente il procedimento. In tutti gli altri casi, fra cui ad esempio, ecco, il caso 3 invece sta nel mezzo tra il caso 1 e il caso 2. Quindi, quando ho ottenuto pareri negativi superabili, quando sono state poste delle prescrizioni che comportano nuove verifiche da parte dei soggetti coinvolti, perché magari a seguito di quella prescrizione l'interessato deve modificare il progetto, oppure perché magari l'ha anche già modificato, ma io su APE ho necessità di sapere dagli enti che gli hanno posto quella prescrizione se effettivamente la pregiudiziale è stata superata oppure no. Oppure se vi sono dubbi sull'esito della fase asincrona, perché tutto questo che vi ho detto va bene finché è tutto quanto limpido e trasparente, ma quando il SUAPE non è sicuro se mettere un provvedimento favorevole o un provvedimento negativo, in tutti questi casi convoca la seduta in modalità sincrona nella data che aveva prefissato nell'atto di indizione originaria. La convocazione deve essere inviata entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della fase asincrona. Questa è un'aggiunta delle nostre direttive per precisare che comunque va detto agli enti terzi che la seduta si terrà, perché inizialmente gli avevamo solo dato una data eventuale della conferenza dei servizi sincrona. Ovviamente se la asincrona non è stata risolutiva, quindi c'è bisogno di tenere questa seduta, c'è bisogno che qualcuno glielo dica e quindi deve essere inviata una convocazione entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della fase asincrona, dando un preavviso minimo di 3 giorni.
Andiamo a fare quindi la conferenza sincrona. La conferenza sincrona, vi ricordo, può essere anche convocata direttamente, nel senso che per progetti particolarmente complessi, con una motivazione del responsabile del procedimento o su richiesta dell'interessato o di uno degli enti coinvolti, è possibile saltare la fase asincrona e indire, convocare la conferenza di servizi direttamente in modalità sincrona, andando direttamente a fare la seduta. Personalmente, in tutti questi anni non mi è mai capitato di convocare una conferenza di servizi direttamente in modalità sincrona, però è una possibilità che la norma dà, non escludo che qualcuno lo faccia in maniera più regolare. In caso di conferenza di servizi direttamente in modalità sincrona, la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall'indizione. I soggetti coinvolti possono richiedere l'integrazione documentale e i chiarimenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della documentazione. Se la conferenza è stata inizialmente indetta in modalità asincrona, quindi io l'ho indetta in modalità asincrona, ma poi vado direttamente in sincrona perché me lo chiede l'interessato o uno dei soggetti coinvolti, la seduta la tengo nella data che avevo fissato. Questo, se vogliamo, è anche un disincentivo all'interessato a chiedere di procedere direttamente in sincrona perché non risparmia sicuramente del tempo. Anzi, il SUAPE, qui c'è, cioè, questa è una caso ulteriore che è indicato nelle nostre direttive, non ne trovate traccia nella legge né neanche meno in quella statale, cioè ci dice. Se io ho indetto una conferenza asincrona, poniamo con 55 giorni o anche 90 giorni in un caso particolare, e a un certo punto, dopo 15-20 giorni, mi arriva un parere negativo, magari superabile, ma che mi fa capire che io dovrò comunque andare in sincrona. In quel caso la direttiva ci dice che non c'è bisogno che stiamo lì ad aspettare la fine della asincrona per convocare la seduta. Il SUAP può anche anticipare la seduta asincrona e convocarla prima, tenendo presente comunque che non può considerare acquisito per tacito assenso il parere di nessuno, prima che sia decorso il termine inizialmente fissato per la conferenza asincrona. Però può anticipare la convocazione della seduta per cercare di accorciare i tempi di quel procedimento quando è chiaro che si dovrà comunque fare la conferenza. La conferenza di servizi in modalità sincrona nell'ambito della SUAPE regionale in Sardegna si svolge con una riunione collegiale in modalità telematica. La modalità telematica è diventata sicuramente la modalità più ordinaria, soprattutto in questo anno di pandemia e di restrizioni. Ecco, la grande particolarità rispetto alla previsione della normativa statale è che la conferenza di servizi su APE si svolge in seduta unica. Quindi normalmente si fa un'unica seduta istruttoria, poi si può aggiornare, lo vediamo tra un secondo. Possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti. Ciascun ente o amministrazione rappresentato da un unico soggetto secondo le regole del rappresentante unico su cui non mi addentro più di tanto, nel senso che non abbiamo una normativa specifica in Regione Sardegna, però è comunque previsto dalla 241 che ogni ente o amministrazione sia rappresentato da un unico soggetto. Non possono essere richieste integrazioni o modifiche progettuali evincibili dalla documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini. Troppo comodo sarebbe se io vado in conferenza di servizi perché poniamo l'ufficio tutela del paesaggio o la soprintendenza mi hanno mandato un parere favorevole a prescrizione, quindi devo fare una modifica progettuale. E poniamo che a quella stessa conferenza partecipino i vigili del fuoco, mettiamo, che non hanno chiesto nessuna integrazione durante la fase asincrona, non possono arrivare nella riunione sincrona a chiedere documentazione integrativa che avrebbero dovuto chiedere e potuto chiedere entro i 15 giorni iniziali. Questo è il senso. Quindi si svolge in seduta unica, questa seduta si può aggiornare ad una seconda seduta esclusivamente dove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro 30 giorni successivi alla prima, fermo restando il termine di conclusione del procedimento.
a meno che l'interessato non chieda più tempo. Allora, l'interessato ha 30 giorni jolly che può chiedere in più rispetto a quelli che la norma gli dà. Quindi, se non ha giocato il jolly in qualche modo nella fase asincrona, come vi ho detto prima, 30 giorni elevabili fino a 60 se glielo chiede, se lo chiede il cittadino, lo può chiedere anche in questa fase, cioè se si arriva all'asincrona e è necessario modificare il progetto, la seduta si deve svolgere entro 30 giorni, ma l'interessato può chiedere fino ad ulteriori 30 giorni se ha bisogno di più tempo per adempiere. Anche qui, si considera acquisito nella riunione finale della conferenza sincrona, a prescindere dall'esito delle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla seduta o non ha espresso la propria posizione o ha espresso un dissenso non motivato riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Vi sottolineo a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, cioè la conferenza sincrona, come dire, è un riesame chiaramente di quella pratica, per cui se un soggetto ha espresso un parere negativo, è fondamentale che soprattutto quel soggetto partecipi alla conferenza sincrona, perché viene fatta proprio per cercare di superare quel parere. Non è che ci si nasconde dietro il parere negativo mandato nella fase asincrona, perché dopo potrebbe anche essere superato da questo principio. Dopodiché la decisione viene assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti, che non è un semplice criterio di maggioranza, ma bisogna pesare in qualche modo l'interesse tutelato che ci porta, diciamo, che viene espresso dall'amministrazione, quindi il ruolo che ogni amministrazione ha. Su questo si potrebbe parlare tanto, però normalmente nell'ambito delle conferenze di servizi che riguardano procedimenti unici su APE, a N amministrazioni corrispondono N titoli abilitativi diversi, per cui in genere quando viene espresso un parere negativo c'è la mancanza di un titolo abilitativo, per cui è molto raro che si proceda per posizioni prevalenti e si dia un assenso, cioè si rilascia un provvedimento favorevole anche di fronte a un parere negativo. È piuttosto inusuale nell'ambito SUAP, perlomeno. È più legato ad altri tipi di conferenza dei servizi, questo concetto, o ad altri ambiti di applicazione, per meglio dire. Tutti i procedimenti sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento, anche parziale o di rigetto, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa, ci dicono le direttive, la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del procedimento, anche se conseguente all'inerzia dell'interessato. Questo è legato in qualche modo a uno schema procedimentale che è proprio della legge regionale 24, che ci dice che comunque io il procedimento lo devo chiudere. Questo lo dice anche l'articolo 2 della 241, per carità, ma che impone, come vi dicevo prima, anche di riaprire i termini del procedimento e della conferenza anche in caso di inerzia dell'interessato nella presentazione della documentazione richiesta, perché tutti comunque si esprimano. Non si può, come dire, archiviare perché la documentazione integrativa non è stata presa, bisogna arrivare fino alla fine. La determinazione conclusiva viene emessa entro 15 giorni lavorativi dal termine della conclusione della conferenza di servizi, che può essere la conclusione della fase asincrona o la conclusione della fase sincrona. Il SUAP quindi ha 5 giorni lavorativi per emettere il provvedimento unico. Tranne le eccezioni espresse nell'articolo 17 delle direttive, il SUAP non può subordinare l'emissione della determinazione del provvedimento unico all'acquisizione di provvedimenti formali da parte dei soggetti partecipanti alla conferenza stessa. Questo credo che sia un principio ormai abbastanza digerito. In passato sentivamo aberrazioni nel senso del tipo che si faceva la conferenza di servizi e poi il SUAP stava lì ad aspettare che questo o quell'ente gli mandasse l'atto di propria competenza per poter emettere il provvedimento unico. Niente di tutto ciò, non è previsto che nessuno emetta un provvedimento formale di nessun tipo. È tutto sostituito dalle espressioni in sede di conferenza di servizi.
In maniera speculare rispetto a quello che vi ho fatto vedere per l'apertura del procedimento, il provvedimento unico è pubblicato sull'albo pretorio online dell'ente presso cui è istituito il SUAP e del comune interessato per un periodo di 15 giorni consecutivi. Questo assorbe ogni onere di pubblicità legale previsto dalle singole norme di settore. Quindi, a volte ci sono norme che prevedono l'obbligo di pubblicazione del permesso di costruire, dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, di questo e di quello. Si pubblica il provvedimento unico per 15 giorni e questo assolve ogni onere di pubblicità legale. In maniera analoga a quella che succede per la pubblicazione dell'indizione della conferenza dei servizi. Ora, l'articolo 17 che cosa ci dice? Ci dà una deroga rispetto a quello che vi ho appena detto. Normalmente il SUAPE, conclusa la conferenza, emette il provvedimento unico subito. Ci sono alcune tipologie di atti che invece deve aspettare prima di emettere il provvedimento e sono: gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione e il cittadino interessato, perché a volte non si il procedimento, l'endo procedimento non si chiude con un atto di assenso unilaterale, io amministrazione ti autorizzo a fare, ma si chiude con la stipula ad esempio di una convenzione, di un vero e proprio contratto. Questo capita spesso, ad esempio, con l'ANAS o ad esempio con alcuni tipi di concessione, non me ne viene in mente altro in questo momento, però quando è necessario stipulare un contratto bilaterale, il SUAP deve aspettarlo prima di emettere il provvedimento unico. I provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, questo è un principio generale, nel senso che io non posso dare per acquisito l'assenso, quindi lo devo comunque attendere. La VIA, l'AIA e la valutazione di incidenza, questo in attesa di una specifica disposizione di raccordo con diciamo, il provvedimento unico regionale in materia di VIA che al momento attuale in Sardegna è un po' disapplicato, per dirla così, insomma, comunque si deve attendere il rilascio della VIA, dell'AIA o della valutazione di incidenza o le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del codice dell'ambiente. Cosa succede in questi casi? Gli adempimenti di quei punti A e B, quindi quelli con dei contratti bilaterali e i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, normalmente convergono nel procedimento unico, l'ente si esprime in conferenze e servizi, ma comunque il SUAPE rimane, ad aspettare il perfezionamento di questi atti per chiudere il procedimento unico. Le altre cose, quindi la VIA, l'AIA, l'AUA, no, non l'AUA, scusate, la VIA, l'AIA, o le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti vengono gestite al di fuori del procedimento unico. Quindi l'interessato trasmette la domanda direttamente all'ente competente, ma la differenza rispetto al passato è che non è necessario aspettare che quei procedimenti si chiudano per poter trasmettere la pratica al SUAP, e la pratica al SUAP si può trasmettere anche in parallelo. Il SUAP compie le verifiche di propria competenza, fa anche la conferenza dei servizi, ma all'esito della conferenza non chiude il procedimento, non chiude il procedimento e rimane ad aspettare, ad esempio, la VIA prima di chiuderlo. È una facoltà, non un obbligo, di far andare le due cose in parallelo in modo da risparmiare qualche settimana di tempo. Il termine di conclusione del procedimento in conferenza di servizi ordinario previsto dalla legge regionale 24 è di 60 giorni, fermo restando il rispetto dei termini delle singole fasi, quindi 5 giorni per indire la conferenza, 30 giorni per la conferenza, 5 giorni per chiudere. Però in ogni caso tutto si deve chiudere entro 60 giorni, che diventano 105 in caso di autorizzazione paesaggistica non semplificata. Nel caso in cui vengano chiesti documenti integrativi nell'ambito della conferenza di servizi, questo termine ordinario viene aumentato del numero di giorni che intercorrono tra la richiesta e la produzione di questi documenti, per massimo 30 giorni. Quindi, a rigore di norma, per il calcolo dei termini finali di conclusione del procedimento, la richiesta di integrazione non sospende i termini, li aumenta.
L'effetto poi è abbastanza analogo, però se io ho chiesto documenti e il cittadino me li ha prodotti dopo 20 giorni, di fatto il termine legale di quel procedimento è diventato di 80 giorni, non di 60 giorni che sono rimasti sospesi per 20, ma di 80. E poi, come vi dicevo prima, più fino a un massimo di 30 giorni che vengono richiesti dall'interessato per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti. Qui la norma ci dice, guardate, che se successivamente all'emissione, all'esito favorevole è necessario acquisire ulteriori documenti dell'interessato, come pagamenti, polizze e assolvimento dell'imposta di bollo, il SUAPE adotta il provvedimento finale subito, ma lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti, indicati nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Questo è anche un modo per non tenere appesi dei procedimenti sine die e di chiudere con l'emissione della determinazione comunque nei termini prescritti. Quando abbiamo il permesso di costruire, alla pratica, quindi alla dichiarazione autocertificativa, l'interessato allega sempre il calcolo degli oneri dovuti. Dopodiché, non è necessario pagarli prima dell'emissione del provvedimento unico, il SUAPE rilascia il provvedimento, precisando che il titolo edilizio, che l'efficacia del titolo edilizio resta sospesa fino a che l'interessato non trasmette la ricevuta di pagamento di quegli oneri. Anche questo è un modo per non tenersi le pratiche appese, per rilasciare comunque il provvedimento, anche se quel pagamento non è stato fatto. Teniamo presente che i termini di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio, per cui se io oggi lo rilascio, anche se quello non ha pagato gli oneri concessori, entro un anno deve pagare e iniziare i lavori, altrimenti gli decade il titolo. Silenzio assenso, se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica, nel procedimento unico io ho N titoli abilitativi. Se a tutti questi io posso applicare o il procedimento in autocertificazione o il silenzio assenso di quell'articolo 20, secondo l'indicazione contenuta nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, che è l'allegato B alle direttive, vedete, prima vi dicevo il tacito assenso in conferenza, la prima riga, la seconda è l'applicabilità o no di ogni, ad ogni autorizzazione dell'articolo 20. Se a tutti i miei titoli abilitativi che sono compresi nella mia pratica si applica o l'autocertificazione o il silenzio assenso, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini che vi ho fatto vedere un secondo fa, quindi 60 giorni o 105 quando c'è l'autorizzazione paesaggistica ordinaria elevati più il termine per le integrazioni documentali, si forma quindi il silenzio assenso sul provvedimento unico. Si considera chiuso positivamente il procedimento unico con l'emissione del provvedimento per silenzio assenso. Ma con la legge regionale 1 del 2019 siamo andati anche un po' oltre, il silenzio assenso lo consideriamo acquisito anche se io ho uno o più titoli abilitativi esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 20, per i quali però gli enti competenti si sono espressi favorevolmente. Per cui se io ho, ad esempio, un procedimento con un'autorizzazione paesaggistica, che è chiaramente esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 20, ma l'Ufficio Tutelare del Paesaggio e la Soprintendenza si sono espressi favorevolmente, se il SUAPE non chiude il provvedimento unico, la pratica nei termini, si forma comunque il silenzio assenso sul provvedimento unico. Su queste cose ci vado un po' velocemente perché vorrei darvi due risposte anche alle domande che vedo che sono tantissime. Si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. Questa è una cosa che è stata richiamata dalla legge regionale 1 del 2019, ma in ogni caso era già previsto dal decreto legge 69 del 2013. In caso di ritardo si applica un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza, comunque non complessivamente non superiore a 2.000 euro. Questo però perché sia applicabile questo indennizzo è necessario che l'interessato chieda azioni il potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della legge 241 entro mi pare entro 20 giorni, se non ricordo male, dalla conclusione del termine legale del procedimento.
Inoltre, per i procedimenti conclusi con oltre 15 giorni di ritardo, l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. Giusto per ricordarsi, nel caso in cui il SUAPE facesse una conferenza di servizi e ci fossero dei pareri che deve considerare acquisiti per tacito assenso e non lo facesse, perché a volte succede anche questo, che il SUAP, per uno scrupolo che non si capisce bene qual è, non considera acquisiti gli assensi per diciamo, inerzia nei termini e rimane lì ad aspettare che le amministrazioni coinvolte si esprimano comunque facendo ritardo. In quel caso l'onere dell'indennizzo e del rimborso è interamente sulle spalle del SUAP, perché il SUAP per legge deve chiudere quel procedimento dando per acquisito quell'assenso. Se non lo fa, è tutta responsabilità sua, non è responsabilità dei soggetti che non hanno mandato il parere nei termini della conferenza dei servizi, a meno che non parliamo di autorizzazioni espresse previste dal diritto europeo, perché lì deve aspettare. Ma negli altri casi lo deve considerare acquisito. Se non lo fa, si sta prendendo una responsabilità che non gli compete, anche per il danno da ritardo e tutto quello che ne consegue. Autotutela, le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela. Quindi una volta emesso il provvedimento unico, concluso il procedimento unico, le amministrazioni competenti coinvolte, o se ce ne fosse qualcuna che magari sarebbe stata competente, ma per errore non è stata coinvolta, possono chiedere al SUAPE di agire in via di autotutela sul provvedimento unico per annullarlo o convalidarlo ai sensi dell'articolo 21 nonies, qualora ne ricorressero i presupposti. Su questo, ovviamente, a parte i presupposti dell'articolo stesso, non ci sono, come dire, ulteriori paletti. Mentre per quanto riguarda la revoca di quell'articolo 21 quinquies, che ha, se vogliamo, dei presupposti un pochino più leggeri rispetto all'annullamento di quell'articolo 21 nonies, questo può essere richiesto solo dalle amministrazioni che si sono espresse nei termini durante la conferenza dei servizi. Cioè, un soggetto che non si è espresso nei termini e il cui parere è stato considerato favorevole per tacito assenso, che comunque si è espresso in ritardo, se fosse un soggetto competente su un atto previsto dalla normativa europea, non potrebbe chiedere la revoca. Lo possono chiedere solo quelli che si sono espressi nei termini. In questo caso il SUAPE procede all'indizione di una nuova conferenza direttamente in forma sincrona per valutare collegialmente che fare di quel provvedimento unico, quindi se revocarlo, annullarlo, convalidarlo o rettificarlo in qualche modo. Vi dico ancora due parole su alcune cose, alcuni procedimenti particolari, in particolare tantissime domande, ma ultimamente ne ho visto molte meno, ci pervengono riguardo alle sanatorie edilizie, che sono un'ulteriore fattispecie di procedimento. La nuova direttiva, in applicazione delle modifiche che sono state apportate dalla legge regionale 1 del 2019, ci dice che quando per i procedimenti di sanatoria è previsto il rilascio di un provvedimento espresso, quindi no, tipicamente l'accertamento di conformità, l'accertamento di compatibilità paesaggistica o il rilascio comunque di un provvedimento espresso di sanatoria, è esclusa l'applicazione del procedimento unico. La pratica viene trasmessa comunque al SUAPE, ma il SUAPE la gira a tutti gli uffici coinvolti affinché ognuno voglio dire, agisca secondo quanto previsto dalle norme di settore. Non si fa la conferenza dei servizi, ognuno rilascia il provvedimento di propria competenza di sanatoria nella sequenza secondo le modalità previste dalla norma di settore. Quindi, nel caso di ad esempio, accertamento di conformità più accertamento di compatibilità paesaggistica, io avrò poi questo procedimento si concluderà con il rilascio prima di una determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica a cui farà seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria secondo il procedimento previsto dalla norma di settore.
Ha le sanatorie invece che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa e il versamento di una sanzione all'effetto sanante di importo predeterminato, ogni tanto mi saltano, non so perché, si applica il procedimento in autocertificazione. Quindi quando una mancata scia, una mancata CILA, una mancata CIL, quindi una mancata comunicazione di edilizia libera o una scia, si applica il procedimento in autocertificazione, secondo le regole ordinarie, allegando il versamento della sanzione. Solo in questi casi il titolo edilizio può essere acquisito nella stessa pratica sia la sanatoria che un titolo abilitativo edilizio per un intervento ulteriore da realizzare sul medesimo fabbricato. Negli altri casi bisogna prima ottenere la sanatoria, quindi prima ottenere l'accertamento di conformità o comunque l'atto espresso di sanatoria e solo successivamente presentare la pratica per eventuali ulteriori interventi sul medesimo immobile. A meno che non siano ovviamente interventi finalizzati alla sanatoria stessa, cioè se, come prevede la legge regionale, io posso prevedere delle lavorazioni che sono volte a conformizzare quell'immobile, a renderlo conforme e quindi sanabile, quelle rientrano nello stesso procedimento di accertamento di conformità. Io sto parlando di un ulteriore intervento che non ha niente a che vedere con la sanatoria, ma che insiste sul medesimo immobile. Nell'articolo 18 sono riportate alcune precisazioni che riguardano alcune tipologie particolari di procedimento. Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione del SUAP, normalmente la regola è che non si applicano le disposizioni procedurali contenute nella norma di settore, difformi dalla disciplina del procedimento unico. Quindi la cosa più importante da capire nel procedimento unico, ma che anche molto spesso la cosa più difficile da capire, è che io non posso seguire insieme la norma di settore e la norma sul procedimento unico, sul piano procedurale. Io seguo la mia norma di settore per quanto riguarda tutte le verifiche che devo fare, dei presupposti e le modalità per, come dire, autorizzare quel determinato intervento, ma sul piano procedurale devo seguire la disciplina del procedimento unico. Si disapplicano tutti i termini, le sequenze e le modalità procedurali proprie della normativa di settore. Ok? Tranne alcune eccezioni che sono riportate nell'articolo 18, che adesso ci vorrebbe del tempo per esaminarle in maniera più precisa, facendo una carrellata velocissima, anche perché abbiamo poco tempo. Abbiamo qui l'autorizzazione paesaggistica, per cui vi dicevo ci sono dei termini particolari, c'è il vincolo archeologico e monumentale, per cui si applica l'articolo 17, quindi l'autorizzazione si acquisisce fuori SUAP in parallelo rispetto al procedimento unico e rientra nel procedimento unico solo per il vincolo indiretto, i riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria, per cui è prevista ugualmente una sequenza per cui dopo la conferenza di servizi il SUAP trasmette all'assessorato regionale e aspetta la determinazione con la approval number per poter rilasciare il provvedimento unico. Le procedure ad evidenza pubblica, per cui tutta la fase di evidenza pubblica di selezione precede la presentazione della pratica SUAP. Le grandi strutture di vendita, per cui abbiamo un procedimento speciale con una doppia conferenza di servizi. I pareri degli organi collegiali, che a seconda che siano collegi perfetti o imperfetti, vengono gestiti in modo diverso, ma in generale è necessario attendere l'assenso degli organi di governo, quindi della giunta del Consiglio Comunale, nei casi rari in cui fosse necessario acquisire una loro deliberazione, mentre i collegi perfetti non partecipano alla conferenza dei servizi, come le commissioni di vigilanza, ad esempio, per cui si rimane in attesa del parere dell'organo che si riunisce separatamente rispetto al sistema della conferenza dei servizi. Ancora le concessioni di suolo pubblico, per cui c'è una doppia via, la possibilità per l'interessato di richiederla direttamente all'ufficio competente se è di durata inferiore a 15 giorni oppure se è l'unico titolo abilitativo necessario. Le manomissioni di spazi pubblici, tagli stradali e cose del genere che passano per il SUAP solo se sono accessori ad un intervento edilizio principale, quindi se io realizzo un palazzo con relativo allaccio, il taglio stradale in quel caso passa per il SUAP, altrimenti se devo fare solo l'allaccio o una manutenzione di un immobile esistente, quello va direttamente all'ufficio competente e non passa per il SUAP.
La proroga dei termini di validità del titolo abilitativo segue la normativa settoriale, è un po' analogo all'accertamento di conformità. Il SUAP in questo caso trasmette la richiesta di proroga all'ufficio competente che in maniera autonoma la istruisce e risponde sì o no, senza che ci sia poi bisogno che il SUAP faccia né una conferenza di servizi né emetta un ulteriore provvedimento. Ancora sulle manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo transitano per il SUAP solo se sono connessi ad un'attività economica e produttiva di beni e servizi e nei casi dubbi sostanzialmente viene lasciata all'interessato la facoltà di decidere se trasmettere la pratica al SUAP o direttamente all'ufficio competente. Strutture sanitarie, per media o alta complessità o per accreditamento istituzionale, la conferenza di servizi si svolge con un termine di 90 giorni, con un termine di conclusione del procedimento invece di 120 giorni. Tra l'altro vi ricordo che in questo momento è ancora vigente una DGR che legando, diciamo, legata all'emergenza sanitaria in corso che porta questo termine da 90 a 180 giorni per tutto il periodo emergenziale, è ancora in vigore. Sull'AUA ci sarebbe, ho fatto anche in altre sedi e sempre nell'ambito di questo progetto dei webinar appositi sull'AUA. Cosa dire giusto per quanto riguarda le particolarità legate alla normativa regionale sarda? Si applica solo alle imprese, questo perché il SUAP chiaramente ricomprende al suo interno anche tutta l'edilizia privata non imprenditoriale, a cui ovviamente non si applica l'AUA perché è una norma prevista solo per le imprese. L'autorità competente in Sardegna è la provincia, tranne il caso in cui nell'AUA confluiscano tutti i titoli abilitativi di competenza comunale, in quel caso l'autorità competente al rilascio è il SUAP stesso, la provincia non viene proprio coinvolta. In caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex articolo 269 del 152, si applicano i termini della legge 241 del 90, quindi con una conferenza a 90 giorni o a 60 nel caso in cui applichiamo la nuova conferenza del decreto semplificazioni, e il SUAP deve comunque attendere il provvedimento perché è un'autorizzazione prevista dalla normativa europea. Nei casi di cui all'articolo 4,7 sono i casi in cui l'AUA è l'unico titolo abilitativo richiesto nel procedimento unico, quindi casi in cui abbiamo un procedimento unico solo per l'AUA e comprendano anche il 269, il SUAP in quel caso fa la passacarte, trasmette tutta la documentazione alla provincia che deve indire e gestire la conferenza di servizi in piena autonomia, perché in quel caso non è il SUAP a dover fare la conferenza. Ancora le direttive regionali ci dicono che non rientrano nell'AUA gli scarichi domestici in pubblica fognatura e l'autorizzazione preliminare allo scarico. Aggiunge ai casi di facoltatività dell'AUA, che sono tutti i casi previsti dal 59 o dove si tratta di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione di carattere generale, anche tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione, anche se il procedimento complessivamente va in conferenza dei servizi. Inoltre, l'AUA rimane facoltativa per tutte le attività temporanee di durata non superiore a 6 mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento. Questo perché il principale vantaggio dell'AUA è quello di avere un titolo valido 15 anni, ma se l'attività è temporanea, questo vantaggio chiaramente non c'è, quindi l'interessato ha facoltà di non chiedere l'AUA, ma i singoli titoli abilitativi ambientali, ovvero nei casi in cui l'unico titolo abilitativo ambientale necessario sia relativo all'impatto acustico. Questo perché il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico ha una validità a tempo indeterminato. Per normativa di settore, se io lo obbligassi a chiedere l'AUA, lo avrebbe valido per 15 anni e quindi non gli starei facendo un grande favore. Siamo arrivati alla fine, è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP agli uffici competenti di pronunciarsi entro 30 giorni su un parere preliminare. E anche questo è un tipo di iter specifico dove facoltativamente l'interessato può chiedere un parere preliminare al SUAPE. Il SUAPE provvede a chiedere tali pareri direttamente agli enti competenti o facoltativamente può indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14,3 della 241.
In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi riferito allo stesso progetto, che coinvolga i medesimi enti che si sono già espressi sul progetto preliminare, si conclude entro la metà dei termini ordinari. Questo è una cosa che non mi è mai capitata, per il semplice motivo che quando mi viene mandato un parere preliminare normalmente è un progetto molto di massima e quindi. Quando poi viene trasmessa la pratica vera e propria successiva, non si può dire che sia lo stesso identico progetto e che siano coinvolti esattamente gli stessi enti. Ora, io avrei finito il grande bombardamento che vi ho fatto sulla illustrazione, di tutte gli argomenti di oggi. Credo di avervi abbastanza sbronzato. Vediamo se ci sono un po' di domande. Abbiamo pochi minuti per rispondere alle domande, ma vi ricordo che a quella a cui non rispondo direttamente, rispondo comunque per iscritto, lo troverete nella pagina dell'evento. Allora, nel caso di procedimento in conferenza di servizi che ricomprende l'AUA, il rilascio del procedimento unico è subordinato al rilascio dell'AUA o è sufficiente il parere favorevole espresso dalla provincia al rilascio dell'AUA perché si possa procedere al rilascio del provvedimento unico? Ho capito la domanda, anche se allora, è una domanda in cui l'AUA è solamente un esempio, ma per l'AUA è vero che la cosa è complicata dal fatto che il DPR 59 non è chiarissimo su questo, perché parla di AUA che confluisce nel provvedimento unico, ma come se fosse un atto autonomo rilasciato dall'autorità competente. Allora, questo nelle nostre direttive è chiarito, cioè quando io ho una conferenza servizi, non esistono provvedimenti autonomi all'interno della conferenza servizi. Tutte le amministrazioni coinvolte si esprimono attraverso determinazioni che di fatto hanno la valenza di parere interno, perché il valore di AUA lo acquisirà solo nel momento in cui il SUAPE emetterà il provvedimento unico. Per cui, poco importa che la provincia o l'autorità competente faccia una determinazione chiamandola AUA o che sia una determinazione di parere finalizzato al rilascio dell'AUA. Giuridicamente quello è un parere finalizzato al rilascio dell'AUA, perché di fatto un'AUA autonoma non esiste all'interno, cioè un provvedimento autonomo all'interno di un procedimento unico. Non può esistere perché la norma ci dice che tutti i provvedimenti di competenza delle amministrazioni coinvolti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto, non c'è giuridicamente nessuna distinzione tra queste due fattispecie, ma di fatto non è necessario per me emettere una UA vera e propria, come se fosse un provvedimento a sé stante, anche perché questo si collega alla necessità di tutta una serie di ulteriori verifiche prodromiche che mal si sposano con lo strumento della conferenza di servizi. Ecco. Soprattutto per come è gestito il procedimento unico nell'ambito della Regione Sardegna. Ecco. Può il Comune, davanti a un parere favorevole dell'ARPA, esprimersi negativamente per una installazione di antenne di telefonia? Perché no? Potrebbe essere il parere dell'ARPA è legato normalmente alla conformità con i limiti di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, quindi l'ARPA si esprime favorevolmente, ma il comune si può esprimere negativamente, per esempio per ragioni di tipo urbanistico oppure per quanto riguarda qualsiasi verifica di propria competenza. 3. Domanda 3. Il sistema inoltre la pratica anche se la pratica è in fase di soccorso. Talvolta i tecnici non regolarizzano come richiesto, per cui è necessario prorogare i termini, soprattutto se ci sono festività, non è possibile rispettare i termini. Sarebbe opportuno, quando è già avviato il soccorso istruttorio, prevedere un blocco della trasmissione automatica della pratica e consentire al SUAP una corretta istruttoria che potrebbe concludersi anche con una dichiarazione di ricevibilità. Allora, nel procedimento in conferenza dei servizi di cui parliamo oggi, la richiesta di regolarizzazione inibisce la trasmissione automatica.
Nel procedimento in autocertificazione questo non avviene ed è corretto che non avvenga, perché il procedimento in autocertificazione non è un'istanza. Nel procedimento in autocertificazione il cittadino ha già un titolo abilitativo in mano sulla base della sua autocertificazione, per cui se c'è da compiere qualche regolarizzazione la si deve compiere veloce, perché poi la pratica comunque deve essere o trasmessa agli enti terzi o dichiarata irricevibile velocemente. Non si può dichiarare irricevibile dopo un mese. Di conseguenza, il sistema, anche se il SUAPE chiede una regolarizzazione formale, trascorsi 15 giorni, la trasmette comunque agli enti terzi per due ragioni. La prima ragione è che comunque quegli enti terzi devono iniziare a fare le verifiche di merito, perché quello c'ha un titolo abilitativo in mano, può avviare un'attività, può avviare i propri lavori edilizi, e quindi è necessario che il SUAPE non se la può tenere ancora, come dire, sotto il sedere, perdonatemi il termine colloquiale, ma deve mandarla a chi la deve verificare. E la seconda ragione è che comunque dopo 15 giorni l'irricevibilità non si può dichiarare più. Quindi la regolarizzazione formale nella pratica in autocertificazione deve essere una cosa rapida, non si può andare oltre i 15 giorni. Ecco perché il sistema la trasmette lo stesso, anche se il SUAPE ha chiesto una regolarizzazione. Non è una cosa, un errore o una cosa non voluta, è una cosa scientemente voluta. 4. Come ci si comporta se il provvedimento unico finale ha esito negativo? Credo di aver risposto nel prosieguo dell'illustrazione. Qualora si abbia un solo operatore abilitato per l'ente e questo sia in ferie, chi dovrebbe permettere il rilascio e il rispetto dei tempi? Questo è un problema di chi sta sopra quel solo operatore, ovviamente. Presumo che abbia un responsabile del servizio, presumo che poi ci sia al di sopra di tutto un segretario, e che quindi si devono porre il problema di cosa si deve fare nel caso in cui l'operatore sia assente per ferie, per malattie o per altre ragioni. Di sicuro non si può fermare il mondo, per cui comunque l'ente risponde nel rispetto dei termini. In quel caso il problema ovviamente, come dire, va risalendo nella gerarchia come dire, dell'organigramma e della struttura del comune. In caso di trasmissione, questa è una domanda interessante. In caso di trasmissione automatica della pratica da parte del sistema SUAPE, pratica che richiede l'indizione della conferenza, il SUAPE interessato rimane comunque inerte e non indice la conferenza, caso diffuso, l'iter rimane bloccato, quindi l'ente terzo non può esprimersi. Allora, io vi ho raccontato prima due cose, ma forse non ve le ho collegate, cioè senza forse, non ve le ho collegate. Allora, la trasmissione automatica avviene al 15° giorno. Supponiamo che il SUAPE non indica la conferenza di servizi, però se gli enti che si possono esprimere anche se il SUAPE non indice la conferenza di servizi, nessuno glielo vieta, se tutti gli enti competenti a esprimersi si sono espressi, anche se il proprio ambito di competenza è escluso dall'applicazione dell'articolo 20, come vi ho detto prima, si forma il silenzio assenso sul provvedimento unico. Per cui la trasmissione automatica della pratica agli enti terzi non è inutile nel momento in cui gli enti terzi si esprimono lo stesso, perché al 60° giorno dall'inoltro della pratica, in quel caso, il cittadino ha il provvedimento unico per silenzio assenso, anche se il SUAPE non ha mai indetto la conferenza dei servizi. Questa è una cosa molto importante, e guardate che quella precisazione sul fatto che il silenzio assenso si forma non solo quando tutti i titoli abilitativi sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 20, ma anche quando tutti i soggetti competenti si sono comunque espressi anche se sono esclusi, serve proprio per questo, per cercare di superare casi patologici particolarmente gravi come quello in cui il SUAPE rimanesse completamente inerte.
Ho visto diverse volte poi in queste domande un elenco, ancorché non esaustivo, dei casi particolari, l'elenco non esaustivo dei casi particolari in cui la conferenza di servizi segue un termine diverso dai 30 giorni è contenuto nell'articolo 18 delle direttive regionali su APE e riportato poi anche nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all'allegato B alle direttive stesse. Quindi in realtà l'elenco c'è, è quello. Poi, i termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione della pratica o dalla data di trasmissione della documentazione agli enti? Allora, i termini del procedimento, quindi 60 giorni entro cui il procedimento deve essere concluso, decorrono dalla data in cui il SUAPE ha ricevuto la pratica dal cittadino. Da non confondere con i termini della conferenza di servizi, che sono invece termini che, come vi ho detto prima, cioè riguardano i rapporti tra il SUAPE e gli enti coinvolti nel procedimento, i quali decorrono dalla data in cui il SUAPE ha trasmesso la documentazione agli enti terzi. Come una matrioska. I termini della conferenza stanno tra il SUAPE e gli enti terzi e stanno all'interno dei termini complessivi del procedimento che riguardano i rapporti tra il cittadino e il SUAPE. Se la asincrona è fissata in un giorno festivo o prefestivo, per norma generale è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Queste domande, le sto leggendo alcune, ma ad alcune ho già risposto mentre parlavo, nel senso che magari hanno anticipato cose che ho detto successivamente. In caso di documentazione integrativa richiesta nei termini, documentazione successivamente integrata ma incompleta e la documentazione mancante è irrilevante, come bisogna procedere? In questo caso bisogna esprimersi sulla documentazione che abbiamo agli atti. Si può chiedere all'interessato, gli si può segnalare le carenze che permangono, non si può sospendere di nuovo. Quindi cosa succede sostanzialmente? Se l'interessato provvede entro il termine di conclusione della conferenza, magari l'ente riesce a esprimersi favorevolmente, altrimenti probabilmente si esprimerà con un parere negativo, perché non sono state risolte le carenze. Come si fa a sapere quali sono gli enti competenti sugli adempimenti o titoli in autocertificazione? Consultando la tabella B di ricognizione dei regimi amministrativi, che per ogni titolo abilitativo indica quale tipo di procedimento segue. Autocertificazione a 0 giorni, a 30 giorni, conferenza o altro. In ogni caso, anche se non vogliamo andare a spulciarci tutta la tabella, il tipo di iter che segue ogni tipo, cioè ogni endoprocedimento, diciamo così, è indicato nei frontespizi dei moduli. Quindi basta guardarsi i frontespizi dei moduli allegati alla pratica per capire che cosa segue il procedimento a 0 giorni, a 30 giorni, in conferenza, eccetera. Nel caso in cui un ente terzo tenuto a rilasciare il proprio parere non lo trasmette nei termini stabiliti, vale il silenzio assenso? A questo credo di aver abbondantemente risposto. Giusto per capirci, se i tecnici durante la CDS presentano nuovi elaborati grafici differenti dai precedenti, i termini decorrono nuovamente. Attenzione, decorrono nuovamente se mi stravolge il progetto. Cioè non se mi presenta un elaborato grafico in più, perché molto spesso, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, dietro un'integrazione spontanea c'è una richiesta informale da parte di uno degli enti coinvolti nel procedimento. Però è chiaro che se mi integra un elaborato in più, io non faccio ripartire proprio niente. Ma se a un certo punto vedo che a metà della conferenza di servizi quello annulla tutti gli elaborati grafici e me li sostituisce con altri, a parte che adesso nelle integrazioni l'interessato deve obbligatoriamente indicare anche la motivazione di quello che sta facendo e precisare che cosa sta facendo, a meno che non mi scriva che ha corretto un errore, un refuso, nel momento in cui mi sostituisce tutto il progetto, è chiaro che c'è il forte sospetto che quello sia una modifica di tipo sostanziale. In quel caso,
rifaccio partire i termini da zero, ecco. Non sarebbe più opportuno e corretto che presentassero da subito una pratica coerente con l'intervento invece di far allungare i tempi della conferenza dei servizi? Allora, il senso di quello che la norma ci invita a fare è evitare i formalismi. Allora, l'obiettivo è rilasciare un provvedimento favorevole a quel cittadino. Allora, che senso ha chiudergli una pratica negativamente invitandolo a ripresentare una nuova pratica per far ripartire tutto da zero, costringendoci a protocollare di nuovo, trasmettere di nuovo, fare una nuova indizione di conferenze e servizi? Ma chi ne guadagna? Il cittadino non ne guadagna perché deve ritrasmettere una nuova pratica con un nuovo onere e tutto quello che ne consegue. Noi non ci guadagniamo perché lavoriamo due volte, a meno che questo non sia legato a, passatemi il termine, becere logiche di pesatura del lavoro, non ha nessun senso. Quindi dobbiamo sempre cercare di perseguire l'obiettivo di chiudere il procedimento nel più breve tempo possibile e quindi anche fargli modificare la pratica e eventualmente reistruirla per chiudere favorevolmente quel procedimento, non chiuderlo per poi fargli ripresentare un'altra pratica che magari dopo gli autorizzerò. Siamo giunti alla fine dell'illustrazione. Io a questo punto direi che tutte le domande a cui non ho risposto chiuderò, o meglio risponderò per Grazie, iscritto, dottor ma Fuggioni. Allora, io direi vi che è stata ringrazio abbastanza intensa. ovviamente, come dicevo, oltre al dottor Fuggioni, ringrazio anche i partecipanti. Vi ricordo che le slide e la registrazione di questo evento saranno messe a vostra disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, sulla pagina chiaramente dedicata a questo evento. Mentre la pubblicazione delle vostre domande con le risposte sarà pubblicata nei prossimi giorni, sempre su Eventi PA e sempre sulla pagina dedicata a questo evento. Allora, io vi ringrazio, ringrazio tutti e tutte, buona giornata, grazie.